Buongiorno a tutti. Oggi siamo qui in compagnia della Vergine Maria, della Madonna delle Lacrime, della Madonna addolorata. Vogliamo metterci alla presenza della Vergine Maria in questa giornata, chiedendo la sua benedizione su questo giorno. Siamo ormai vicini al mese di maggio. Vogliamo consacrarci nuovamente a lei con questa corona delle lacrime. Meditando i suoi sette dolori, che non sono fonte di tristezza, ma fonte di infinita gioia per noi, perché per via di questi suoi dolori che è arrivato nei nostri cuori la luce della grazia, la gioia vera, quella che viene dal cielo, non una gioia passeggera. E attraverso questi sette dolori che è venuta a noi la benedizione che Gesù è potuto venire nella nostra vita, quindi vogliamo incominciare questa giornata proprio ringraziando la Vergine Maria, chiedendogli le grazie di cui abbiamo bisogno per essere veri figli di Dio, per essere dei santi. Potete usare il vostro libretto se ce l'avete, con la preghiera iniziale. O Gesù nostro divino crocifisso, inginocchiati ai tuoi piedi, noi ti offriamo le lacrime di colei che più ti ha amato sulla terra e di colei che ti ha accompagnato sulla via dolorosa del Calvario, con amore così ardente e compassionevole. Esaudisci, o buon Maestro, le nostre suppliche, le nostre domande, per l'amore delle lacrime della tua Santissima Madre. Accordaci le grazie di comprendere gli insegnamenti dolorosi che ci danno le lacrime di questa buona madre, affinché noi adempiamo sempre la tua santa volontà sulla terra e siamo giudicati degni di lodarti e glorificarti eternamente in cielo. Oggi pregheremo il nostro rosario delle lacrime in un modo un po' diverso, perché questo rosario delle lacrime è molto simile al Rosario dei Sette Dolori di Maria. Il Rosario dei Sette Dolori di Maria è stato chiesto anche in un'apparizione a Cibeo, un'apparizione approvata per la Chiesa. E la Madonna ha proprio chiesto ai suoi figli di pregare, di meditare su questi suoi sette dolori per la conversione. Quindi ti invito in questa corona a pregare per la conversione, cominciando dalla nostra, ma anche per la conversione di tante persone che possano arrivare veramente a fare un'esperienza dell'amore di Dio nella loro vita. Quindi cominciamo, preghiamo con fede, sapendo che tutto quello che chiediamo veramente alla Vergine Maria, lei è pronta per darcelo per il bene del suo regno, del regno di Dio. Nel primo mistero contempliamo il suo primo dolore, la profezia all'anziano Simeone sul bambino Gesù. Sì, dopo quella profezia dell'angelo Gabriele, che già annunciava la gloria del cielo, che già annunciava il compimento della promessa che il Salvatore sarebbe venuto a noi. Però, al contempo, come l'altra faccia della medaglia, Simeone gli profetizza anche il dolore che avrebbe, la conseguenza di dolore che avrebbe portato, la lotta spirituale, la sfida. In questo dolore vogliamo mettere i nostri dolori, perché veramente possa esserci questo scambio. Dandogli i nostri dolori, noi possiamo prendere il dolore della Vergine Maria per il compimento della promessa. Vedi, o Gesù, sono le lacrime di colei che più ti ha amato sulla terra e che più ti ama in cielo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua Santissima Madre. Nel secondo dolore contempliamo la fuga in Egitto della Sacra Famiglia. Vedi, o Gesù, sono le lacrime di colei che più ti ha amato sulla terra e che più ti ama in cielo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vedi, o Gesù, sono le lacrime di colei che più ci ha amato sulla terra e che più ci ama in cielo. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere per le lacrime della tua Santissima Madre. Nel terzo dolore meditiamo la perdita di Gesù bambino nel Tempio. Questa perdita di Gesù che ha recato tanto dolore a Maria, il fatto di vederlo adolescente allontanarsi da lei, tutti quei sensi di colpa che può aver sentito in quel momento in cui non l'ha trovato, di non essersi presa cura di lui bene, come il Signore desiderava. Allora chiediamo per tante mamme anche che stanno pregando anche con noi in questo momento, che pregheranno durante questa giornata con questo rosario delle lacrime, pregando alla Vergine Maria che possa condurle nell'educazione dei loro figli, nell'intercessione se sono già grandi, e che veramente pregando per ognuno dei figli, perché questa benedizione, questa grazia che viene dalle mani della Vergine Maria può
possa arrivare a loro. Vedi, o Gesù, sono le lacrime di colei che più ti ha amato sulla terra e che più ti ama in cielo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Vedi, o Gesù, sono le lacrime di colei che più ti ha amato sulla terra e che più ti ama in cielo. Nel quarto dolore della Vergine Maria contempliamo l'incontro di Maria e Gesù lungo la Via Crucis. Preghiamo in questo dolore per tutti coloro che si trovano nella sofferenza o coloro che come Maria sono, che conoscono qualcuno che è nella sofferenza. Chiediamo in questa mattina che la Vergine Maria possa mandare il suo sposo, lo Spirito Santo, a consolare, illuminare, a dare speranza, a dare nuova forza. Lui che è il nostro consolatore, lui che può trasformare la nostra sofferenza in gioia e darci speranza nella lotta, possa illuminare tutti coloro che si trovano nella sofferenza. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere per le lacrime della tua Santissima Madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere Per per le lacrime della tua Santissima Madre. Nel quinto dolore contempliamo Maria ai piedi della croce. Sì, in questo momento nel quale sembrava che tutte le promesse che Dio aveva fatto alla Vergine Maria non fossero compiute, in questo momento in cui sembrava regnare veramente l'impero infernale. È proprio stato in questo momento che Dio ha vinto nella croce. Allora, in questo momento ti chiedo, dai problemi, dalle preoccupazioni, dai dolori che tu puoi vivere in questo momento, di alzare lo sguardo a Gesù crocifisso, come la Vergine Maria, e fare questo scambio e dire: il Signore oggi viene a vincere nella tua vita. Non è tutto perduto perché Lui è l'Onnipotente. Lui è colui che ti viene a soccorrere in questo giorno. Se tu hai fede, vedrai le promesse di Dio realizzarsi nella tua vita. Vedrai cose impossibili e meravigliose realizzarsi. Allora, in questo momento vorrei che, come Giovanni, guardassi alla Vergine Maria, in questo momento in cui lei ci è stata donata come madre. Stata donata a Giovanni, prendila nella tua casa, prendila nel tuo cuore, perché sia la tua compagna fedele nel cammino per seguire Gesù. Grazie, Vergine Maria, per essere stata sotto la croce, perché attraverso questo momento tu hai contribuito alla salvezza delle nostre anime. Vedi, o Gesù, sono le lacrime di colei che più ti ha amato sulla terra e che più ti ama in cielo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere per le lacrime della tua Santissima Madre. Nel sesto dolore contempliamo Maria accoglie nelle sue braccia Gesù morto. Vedi, o Gesù, sono le lacrime di colei che più ti ha amato sulla terra e
e che più ti ama in cielo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere per le lacrime della tua Santissima Madre. In questo ultimo dolore contempliamo Maria assiste alla sepoltura di Gesù. Chiediamo in questo dolore l'intercessione della Vergine Maria, perché Gesù possa portare la vita vera nella tua vita, la vita piena, la gioia piena, che questa gioia possa già riempire il tuo cuore già da questo momento, donandoti tutte le grazie di cui hai bisogno, la speranza, che Lui stesso possa essere la virtù nella tua vita, che la benedizione oggi entri nella tua casa, nel tuo cuore, nella tua famiglia, nelle persone che incontrerai in questo giorno, che sia un giorno di luce, un giorno luminoso, un giorno nel quale tu possa sentire la voce dello Spirito Santo e le sue ispirazioni. Preghiamo anche per tutte le vostre intenzioni. Vedi, o Gesù, sono le lacrime di colei che più ti ha amato sulla terra e che più ti ama in cielo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua Santissima Madre. E adesso ripeteremo con tutta la nostra fede questa preghiera che avete scritto, che c'è scritta proprio sullo schermo. O Vergine addolorata, le tue lacrime abbattono l'impero infernale. Guarda l'impero infernale, guarda lì dove manca l'amore nella tua vita, nel mondo che ti circonda, e proclama: O Vergine addolorata, le tue lacrime abbattono l'impero infernale. O Vergine addolorata, le tue lacrime abbattono l'impero infernale. Vergine Santissima e Madre addolorata, noi ti chiediamo di unire le tue preghiere alle nostre, affinché Gesù, il tuo divin figlio, al quale noi ci rivolgiamo con fiducia, in virtù delle tue lacrime, esaudisca le nostre suppliche e ci conceda, oltre le grazie che gli domandiamo, la corona della vita eterna. Che tu possa avere una giornata benedetta da Gesù o benedetta dalla Vergine Maria. Grazie di averci accompagnato in questo momento di preghiera.